Nell'Ottocento c'era un giovane sacerdote di Torino. A un certo punto lui ha incominciato a dire: basta che siate giovani perché io vi ami assai. Quel sacerdote ha fatto tanta strada, e con lui tante altre persone che hanno condiviso questo grande ideale di avere a cuore i giovani, amarli, poi farsi amare e farli sentire amati. Questo sacerdote si chiama Don Giovanni Bosco, San Giovanni Bosco, del quale oggi ricorre la festa, 31 gennaio. E allora con Mentre abbiamo voluto dedicare uno speciale sull'educazione che portano avanti in tutto il mondo i figli di Don Bosco. Circa 402.000 educatori tra consacrate, consacrati e laici della famiglia salesiana che si dedicano ai giovani. I salesiani sono presenti in 128 paesi, le figlie di Maria Ausiliatrice in 92 paesi ed è la congregazione più presente al mondo. Oggi ci collegheremo con testimonianze salesiane dalla Svizzera, dalla Spagna, dall'Italia per fare una riflessione sui giovani e l'Europa. E dobbiamo ringraziare il nono successore di San Giovanni Bosco, il rettor maggiore Don Pascual Chavez Villanueva, che ci ha concesso un'intervista e le sue riflessioni faranno da cerniera a queste testimonianze, a Mentre, la piazza mediatica che oggi si arricchisce di frammenti di umanità salesiana in tutto il mondo, ma con una riflessione solo sui giovani in Europa. Quindi adesso vi lascio alle parole del rettor maggiore Don Pasquale Chavez e poi dopo la sigla con la nostra piazza mediatica di Mentre. A tra poco. In fondo la domanda di Dio non è che sia una domanda utile e che si debba mettere perché è utile, ma perché in fondo risponde alla grande domanda dell'uomo, alla fine: chi sono io, da dove vengo, a dove vado, qual è il mio destino? No? Il primo passaggio, ecco, è giovani e crisi economica, prego. Stiamo vivendo la maggiore crisi economica, sociale, che mai abbiamo vissuto. Ed spicca veramente l'assenza, il silenzio dei giovani. Non li vedi non soltanto non protestando, non li vedi assolutamente facendo proposte alternative. E questo vuol dire che si sta riducendo i giovani ad essere consumatori di prodotti, consumatori di esperienze, consumatori di sensazioni. Però questo sta lasciando nei giovani un profondo senso di angoscia davanti al futuro. E questo li fa sentire insicuri su se stessi. Non sanno se saranno capaci veramente di stare all'altezza di quanto esige oggi una società che spicca per la competitività, per la concorrenza, per la professionalità. Non per altro. Altro contributo, giovani e adulti, prego. Il divario tra il mondo degli adulti e il mondo dei giovani si è allargato in forma tale che se c'è qualche cosa che possa tratteggiare i giovani è la solitudine. Possono paradossalmente stare in comunicazione con migliaia di giovani attraverso il telefonino, attraverso il Twitter, il Facebook, il YouTube. Si possono comunicare virtualmente, ma ad arrivare a casa, infilarsi nella propria camera senza nemmeno salutare i genitori e vivere in una grande solitudine. Per cui questo sta facendo vedere sì che il grande dramma di questa Europa è proprio la mancanza di futuro e di speranza. Ma questo è comprensibile, dal momento in cui si è voluto cancellare Dio. Proseguiamo questo nostro cammino oggi insieme con le parole del rettor maggiore Don Pascual Chavez Villanueva. Adesso entriamo in alcune riflessioni. Questa è una riflessione che il rettor maggiore ha fatto come presidente dell'Unione dei Superiori Generali, Giovani e Vita Consacrata. E poi di nuovo a sentire le testimonianze da Svizzera, Spagna e Italia. Quale vita consacrata per questa Europa di oggi? Io la potrei sintetizzare in una unica parola, una vita consacrata profetica. Profetica nel senso che già la stessa consacrazione, cioè il fatto di trovare uomini e donne che mettono Dio come il centro, come la priorità della loro vita, è già una profezia
in un mondo proprio dove impera il materialismo, il secolarismo e l'ateismo pratico. Più che una riflessione, diciamo un'altra profezia, cioè guardando in avanti ad un progetto Europa, un progetto che ha maturato lui stesso, Don Chavez, andando in giro a visitare i suoi figli, così possiamo dire. E questo è quello che ha in mente Don Chavez per l'Europa. Sentiamo. Il progetto Europa, la prima cosa che cerca è rigenerare internamente gli stessi confratelli consacrati. Dopo viene necessariamente uno studio di ricollocazione, cioè dove vogliamo collocarci, con quale tipo di presenze. Perché non si tratta di mantenere ad ogni costo tutte le presenze, no? Si tratta di vedere dove siamo oggi più significative. E questo ci permette a stare presenti dove già siamo in una forma nuova, capace di creare un linguaggio leggibile da parte dei giovani, dei collaboratori, capace di suscitare di nuovo convocazione, di coinvolgere persone che condividano una passione come questa di vale la pena consegnare la vita per i giovani. No? Mi piace molto quando Gesù dice: in questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi amate. Cioè l'amore è quello che rende visibile, che rende credibile, che rende efficace Dio e la sua presenza.